si parla di cantieristica nautica, si parla di eccellenza, si parla di sostenibilità, trovare un equilibrio per navigare, no? Fra questi due criteri, questi due principi, difficile, ma insomma l'Italia è già un'eccellenza e quindi partiamo da una posizione di vantaggio che però va mantenuta. Ma oggi l'Italia, soprattutto il distretto di Viareggio della Toscana, hanno una leadership assoluta. Negli ultimi anni il settore è duplicato, quindi diciamo da un punto di vista dei numeri, da un punto di vista delle imprese, dei prodotti, abbiamo di fronte un mercato di grandissima eccellenza e unicità. Quello che vediamo è che l'armatore, che è quello che compra la barca, è una persona molto più giovane di 20 anni fa, e questa età dell'armatore, che viene spesso anche dal mondo delle tecnologie, è un armatore internazionale che porta quindi innovazione, ha anche una richiesta di oggetti realmente sostenibili. Vorrei essere un esempio di quello che vuol dire stare in mare, che è il bene per natura, evocativa, quello che, dove si pensa di più alla sostenibilità, all'ambiente, a maggior ragione oggi, no? Si parla di plastica in mare, si parla dell'attenzione a questo elemento, quindi figuriamoci una persona che ha la possibilità di navigarlo per le barche che facciamo noi in tutto il mondo. Questo vuol dire che il comparto produttivo, in maniera seria, importante e anche necessaria, perché se uno vuole stare sul mercato con questo tipo di utente, non deve avere soluzioni, come si dice, greenwash, cioè soluzioni che sono dichiarate sostenibili, ma devono essere reali, perché la barca di oggi è una barca realmente navigante, quindi ha bisogno di essere efficiente, efficace, ha bisogno di essere leggera, ha bisogno di stare con un consumo sempre contenuto quando è alla fonda, cioè all'ancora, e anche quando è in porto, perché questa necessità di avere un oggetto di questa natura, di questa portata, vuol dire vendere, e quindi vuol dire portare ovviamente poi a terra lavoro alle imprese, lavoro alle persone, lavoro ai porti. In termini di visione, come tutti i mezzi di trasporto, siamo di fronte a una rivoluzione, quella dell'accumulo delle energie, quindi le batterie, quindi la capacità di ricevere energie da elementi terzi, dalla somma di elementi terzi, il sole, l'acqua, il vento. Quindi le tecnologie di oggi ci dicono che sommando le energie, efficientando i consumi e stando attenti a quello che realmente si fa a bordo, si ottengono dei mezzi straordinariamente sostenibili. La nautica diventa un esempio di grande artigianalità, le mani, di grande tecnicalità, le energie, e soprattutto di visione, l'esempio.